Eccoci di nuovo insieme. Allora, oggi voglio restare ancora una lezione per darvi qualche altro suggerimento sullo studio dell'improvvisazione e in particolare lo studio sulle ballad. Come avevate visto nella lezione precedente, vi avevo dato qualche suggerimento sul dimenticare, anzi, se non l'avete vista, andate a vedere, sul dimenticare tutto quello che riguarda scale, arpeggi, eccetera, e provare a buttarsi in qualche frase più melodica possibile con un senso musicale. Oggi rimango appunto in contesto ballad, anche se cambierò successione armonica, e vi farò vedere più che l'improvvisazione, l'accompagnamento, ovvero come utilizzare questo stile musicale per sperimentare vari tipi di accompagnamento, oltre che a fraseggi e qualche improvvisazione. Quindi tutte le possibilità che abbiamo, e consiglio quello di registrarvi per poi sentire come cambia un brano se noi lo accompagniamo con note più stoppate, note lunghe, e tante altre variazioni possibili, quindi ritmiche e non. La base di oggi è composta da quattro accordi, che sono Do minore settima, quindi Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle, poi il quinto grado, quindi Fa settima, quindi una specie di 2-5-1, quindi Fa, La, Do, Mi bemolle, Si bemolle major 7, quindi il primo grado della tonalità, Si bemolle, Re, Fa, La. E Sol settima, volendo bemolle nona, per dargli un po' di out, insomma. Quindi Sol, Si, Re, Fa, e volendo La bemolle, che è l'accordo che, se ci pensate bene, è dominante di Do. Quindi l'accordo dopo è Do minore, e quindi è un 2-5-1 con l'accordo finale che rimanda sul 2. Andiamo a sentire questa base e andiamo a provare vari tipi di accompagnamento, e sentiamo quante infinite possibilità abbiamo. Ripeto, consiglio, oltre che di studiarvi prima di fare pratica sulla base, fare pratica sui vari arpeggi, quindi Do minore settima, su tutta la tastiera. Poi Fa settima. Bemolle, eccetera, eccetera, scale, eccetera, e poi provare appunto, non mi ricordo cosa dicevo, comunque va bene, provare vari modi per, ecco, dicevo, poi registratevi e, non so se dicevo questo, comunque non ci fate caso, registratevi e sentite quanto cambia un brano o una base, insomma. Facciamo finta che sia un brano,
Se noi accompagniamo in un modo piuttosto che un altro, come dicevo prima, note lunghe, note corte, pause, più respiro, più tirato indietro, eccetera, eccetera. Questo vi servirà anche perché è possibile che vi chiedano a voi di accompagnare in un certo modo. Magari voi avete in mente un tipo di accompagnamento, invece un produttore, un cantante, un qualsiasi persona vi dice: no, in questo brano io lo pensavo più un basso stoppato, un basso pan muting. Quindi dovete essere, questo è un consiglio anche per eventualmente chi si volesse affacciare o chi già lo fa, più lavorativamente parlando, ma anche a chi lo fa come un ottimo hobby, diciamo. Andiamo a sentire la base e vediamo quali possibilità abbiamo. Fa settima, si bemolle, sol, do minore, fa settima, si bemolle, maggior 7, sol settima. Provo prima con note col palm muting. Note lunghe. Proviamo con la cassa. Provo ogni tanto a partire da una nota, da un grado diverso dalla tonica. Terza. Quinta. Tonica, tonica, quinta, terza, tonica, 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 tonica. Terza, vado a mescolare un po' il tutto. Anche sperimentare, andare out, rientrare, riandare out. Thank you.
Proviamo a cambiare anche suono proprio. Sono una pippa con lo slide, ma proviamo lo stesso. Come vedete, le possibilità sono infinite, alcune funzionano meglio, alcune molto peggio, quindi sperimentate, non abbiate alcuna riserva nel farlo, nel senso provate tutto quello che vi viene in mente, tanto non c'è nessuno qui che vi esamina o vi giudica o altro, e qualcosa poi vi rimarrà e farà parte poi del vostro bagaglio musicale, bagaglio culturale musicale, e sarete più pronti quando affronterete una registrazione studio, un live, dove appunto avrete molte più possibilità di accompagnamento, di improvvisazione. Quindi per oggi è tutto, ragazzi, vi invito come sempre a lasciare una critica, un commento, un consiglio, una richiesta e quant'altro qui sotto sul mio sito, dove trovate tutti i libri didattici, eccetera, eccetera, e ci vediamo al prossimo video.